quando ci siamo insediati abbiamo sempre detto che, io ricordo una domanda, allora c'era il Messina in A, noi in B, si parlava del Messina come una società molto legata alla Juventus di oggi, ci fu qualcuno che dice non farete come il Messina che si legheranno, che vi legherete a qualche grosso, e io risposi che Catania deve avere la forza per camminare da sola, con i propri piedi e con la propria struttura organizzativa. È stato così in questi 5 anni, penso che ad oggi abbiamo fatto delle cose buone, non siamo nemmeno a metà del cammino, abbiamo ancora tanta strada da fare. Green che Berghesso, almeno trattative in entrata, qualcosa in uscita, lei come Galliani crede nei saldi di fine agosto oppure il Catania cercherà di completarlo al più presto? No, noi abbiamo le nostre linee, io non sono né per i saldi né per gli acquisti a stagione piena, io sono per le linee programmatiche, per gli obiettivi che si hanno, per seguirli. Certe volte mi metto un po' come il cinese sulla sponda del fiume che aspetto gli eventi, però gli obiettivi che avevamo in testa, diciamo che a questo punto li abbiamo quasi tutti raggiunti, manca ancora qualche cosina, ci stiamo lavorando. Potendo fare un paragone rispetto agli anni passati in cui il Catania si apprestava ad affrontare un nuovo campionato di Serie A, che sensazioni ha proprio alla vigilia di questo nuovo campionato? Che sensazione? Ma le sensazioni sono sempre le stesse di ogni inizio di anno. C'è tanto da lavorare, bisogna rimboccarsi le maniche, bisogna ripartire, bisogna riproporre i concetti nuovi ma vecchi nella sostanza, bisogna cercare di amalgamare questi ragazzi, farli diventare un gruppo, possibilmente un gruppo coeso, un gruppo unito, un gruppo forte, quindi questo significa lavoro, questo significa dover stare lì a non trascurare nessun particolare, è la cura del particolare che ti fa fare la differenza rispetto ad altri. Direttore, tutti importanti, nessuno indispensabile, le ripeto, l'ho detto in conferenza, sia per Mascara che per Biagianti sono arrivate delle voci da Napoli e da Genova, i tifosi dicono speriamo che restino perché ormai stanno diventando delle bandiere. Ma guardi, io questi discorsi non tanto, le bandiere, non vorrei essere profano, ma nel calcio non esistono le bandiere, non esistono, assolutamente. Sono cose che lasciano il tempo che trovano. Nel calcio esiste solo una cosa, la maglia. La maglia, esiste la città, la squadra, e poi i giocatori oggi ci sono, domani non ci sono, c'è un ricambio generazionale, c'è un ricambio tecnico, c'è un ricambio dovuto a mille fattori. Quindi io penso una cosa, che ci sono dei giocatori dichiarati incedibili da queste società e fra questi figurano sicuramente anche Biagianti, Mascara, Morimoto, Martinez, eccetera, eccetera, tutti quelli che sono rimasti. Però ritengo anche che il Catania è una società che ha un bilancio, che ha un suo modus vivendi e nel proprio bilancio esiste una voce. E la voce delle plusvalenze derivante dalle cessioni dei giocatori. Quindi se domani mattina una qualsiasi squadra dovesse fare una grande offerta per uno dei nostri giocatori incedibili, noi abbiamo il dovere di prenderla in considerazione, anche perché si intreccerebbero tanti episodi che poi non converrebbe a nessuno tenere dei giocatori contro voglia. Perché una squadra che ha un bilancio diverso rispetto al Catania, che chiede un giocatore del Catania, chiaramente gli propone molti più soldi non il Catania, perché ognuno fa il passo lungo quando ha la propria gamba e difficilmente riesce a tenere un giocatore che ha una proposta economica molto migliorativa.